subito problemi per uno dei più chiacchierati, Prado A.S., che rimane l'eterna promessa. Alla chiusura delle ali, Platin HVD, attaccata a fondo da Project Model. In terza posizione al largo Poseidon Group, che punta in avanti, il galoppo di Poseidon. E così terzo alla corda, troviamo People Tour, muove al largo Platin, dopo un lancio in 14.5. Platin va su Project Model. Un po' caratteriale questo Civilization, che poi ultima il sorpasso al completamento del primo quarto. 31.3, interviene a largo Penandref Allé. Penandref impegna, attacca a fondo Platin, sta passando Penandref. 600, percorsi dal leader in 47.4, la rottura di Pipinax che poi si riprende. Sono finiti a tabellone Princess Pride e Poseidon Group. Pipinax torna su Penandré ed ottiene strada ad un giro dalla conclusione. 1 e 2 di 800. Pipinax continua sul passo. Nel frattempo dalle retrovie si è fatto vivo Prado A.S., che ha recuperato il gap, ma poi torna a galoppare. Addirittura 16 e 2 il primo chilometro. La strada è ancora lunga, ma la Pipina prende vantaggio appena Andrè. In terza posizione alla corda Project Model, mentre Platin HBD è calato nettamente. A largo si fanno vedere Photomac B e ancora Prado A.S. per l'ennesima volta. Ci prova ad entrare nelle prime posizioni. Frazione in curva in 15.6. Pipinax è netta leader fino a questo momento, mancano circa 500 metri alla conclusione. Diventa difficile raggiungerla a questo punto, miglio percorso in 2-2 qualche spicciolo. Pipinax adesso va guidata, il suo interprete Cristoforo Chianese la sta interpretando nel migliore dei modi. Non ce n'è per nessuno, entra in retta d'arrivo. Pipinax, la love you, seppur con qualche difesa caratteriale negli ultimi metri, è ferma, ma il palo si avvicina e Pipina va a concludere nei confronti di Prince Louis Valley, mentre per il terzo è ancora uno stoico Prado A.S., nonostante le tante incertezze durante il percorso. Affermazione di Pipinax e Cristoforo Chianese. All'ottima media di 1,16 sul doppio chilometro, si vola quest'oggi al Cirigliano. La qualitativa figlia di Laviu e New Clarks del signor Mariano Scafuto, con il training di Attilio Golia e la guida di Cristoforo Chianese, va a concludere per distacco nei confronti di un ottimo Prince Louis Valley e di un altrettanto valido Prado A.S. È tutto dal Cirigliano per la prima corsa.